Bella raga, rieccoci su Wuthering Waves, sta per uscire il gioco e in realtà c'è solamente un consiglio che voglio darvi, ok? Per chi mi ha visto la beta lo sa già, ma ovviamente non sono tanti, quindi ci sono dei nemici nella mappa dove il loro livello non cambia in base al nostro, ok? E sono abbastanza importanti per il progresso del nostro account. Questi nemici sono particolari perché uno hanno il nome in rosso e sono un pochettino più forti di quelli normali in generale, ma la cosa più importante di tutte è che droppano al 100% il loro eco a rarità massima, quindi gialla, 5 stelle, come volete chiamarla voi, sempre, ok? Quindi li avete una volta per account, ma sono utilissimi per diversi motivi, no? Il primo è perché ci danno exp per il nostro databank, cioè droppare subito un eco giallo e ci dà parecchia exp per il databank. E seconda cosa, è buono per usarli come stat, ok? Quindi pian piano che i vostri personaggi salgono di livello e potete effettivamente affrontare questi nemici, non è niente male, ok? Ora, cosa abbiamo fatto noi in beta? Ci siamo segnati le location di tutti questi nemici qui in modo da andarceli a recuperare quando esce il gioco e anche per condividerli con voi, no? E quindi abbiamo messo livello, gli eco e vi ho messo anche una difficoltà, ma adesso ve ne parlo un attimo, di tutti quelli che ci sono. Quindi ancora shoutout allo Priority per l'aiuto e iniziamo, ok? Quindi questi eco, bene o male, io vi consiglio in early game, ok? Quando avete già i personaggi al 20, 30, proprio all'inizio, all'inizio, i primi due e forse secondo me anche tre sono abbastanza fattibili, ok? E sono tre eco gialli che vi boostano il databank molto velocemente e potete anche usarli intanto, nel senso, no? Quindi quello che potete fare voi è avere l'accesso a questa pagina, d'accordo? E potete entrarci quando volete, anche durante il gioco. Faccio una piccola premessa, la faccio adesso, me la sono dimenticata. Queste sono le location della Closed Beta 2, ok? Se ovviamente variano al rilascio del gioco, e potrebbe essere che variano al rilascio del gioco, chiaramente aggiorneremo questa pagina e metteremo le nuove location, ok? Però intanto abbiamo sicuramente un riferimento, al massimo sostituiamo le immagini senza troppi problemi, ok? Comunque, dicevo, i primi tre secondo me potete andarli a fare appena avete i PG al 20, insomma, con l'arma al 20. E magari ci vuole un po' perché sono un po' più fortini, però non è niente di tragico, ok? Mentre quelli successivi, d'accordo, tutti quelli dopo, vi consiglio di aspettare la seconda ascensione, almeno fino al Traffic Illuminator, direi. Diciamo fino a qua. Fino a questi qua, a livello 60, fino al Traffic Illuminator, vi consiglio effettivamente di fare almeno l'ascensione dei personaggi al 40 e tirargli su un po' le trace perché sono tosti, ok? Altra cosa, vi ho messo la difficoltà. Ovviamente la difficoltà non va solo in base al livello del nemico, ok? Ma va in base a se sono ad area o no. Perché quando è uno solo è molto più fattibile perché bene o male parry, dodge e varie e ce la puoi fare. Quando sono di più è tosta, è veramente difficile, ok? Questi non sono nemici che scalano col tuo livello, sono nemici fissi, quindi sono molto utili, insomma, e cioè, sono molto forti, oltre che utili sotto quell'aspetto lì. Quindi io direi che fino a che non avete i PG almeno al 50-60, ok? Starei abbastanza alla larga da tutti quelli che partono dal Diamond Claw in poi, questi a livello 70, ok? Starei abbastanza larga da questo. Ce n'è uno tra tutti, tra l'altro, di questi qui, che non droppano eco perché non sono eco, sono umani e sono in un posto altissimo eppure ci metti pure un sacco ad arrivarci e rischi di esplodere. Praticamente lì c'è solamente una chest e un achievement perché ogni eco che sconfiggi di questi ti dà anche un achievement, quindi sono extra gemme eventualmente, no? Sono abbastanza importanti, questo è l'unico che potete skippare per un po' e nulla, direi che in realtà questo è tutto, ok? Attenzione che gli ultimi, tipo questi qua, dove vi ho messo difficoltà difficile, molto difficile, perché sono difficili o molto difficili, ok? E probabilmente finché non abbiamo almeno i PG al 60, con l'arma al 60 sono quasi infattibili. Occhio, c'è scritto livello 100, però è fattibile, ok? E al momento io in beta con i personaggi al 60 sono riuscito a sconfiggere tutti questi nemici, tranne Yeron, questi qua a livello 110 che sono fuori di testa perché sono tutti e due Yeron e sono tosti. Questi sono ad area, ma è fattibile, soprattutto se usiamo una Yang Yang, Jiangxin o Jian. Jian per fare molti di questi è veramente fuori di testa. I prismi, questo qua,
Direi che il più difficile di tutti, per mia esperienza, è i prismi livello 90, perché i prismi sono degli eco monoelemento che sono immuni a quell'elemento e ce ne sono 4 di elemento diverso. Era tosta, ok? Era abbastanza difficile. Comunque, vi lascio ovviamente il link su Discord del foglio, ve lo lascio qua in descrizione e ovviamente lo aggiorniamo se ci sono nuove location degli eco, eccetera, eccetera, ok? Quindi, yep, io spero che sia utile, ma davvero vi boosta il databank, vi aiuta ad avere già degli eco gialli fin dall'inizio, oltre a quello del web event magari, o a quello del nuovo evento che c'è se ti abboni a streamer su Twitch, eccetera, eccetera, o al codice di Epic Games, qualsiasi cosa sia, ok? Sono degli eco extra che ti danno boost exp al databank, a prescindere che li usati o meno, bene o male, ma all'inizio conviene usarli perché i gialli, bene o male, di base ti danno le stat un po' più alte, no? Quindi, spero sia utile. Noi ci vediamo al prossimo video di Wuthering. E ovviamente, non lo so, salvatevi il foglio, comunque entrate su Discord che ce l'avete lì, ok? Quindi alla prossima, fate i bravi. Bella! Hey, put me on blast, ready for a tag, I be like that.